Come è già avvenuto altre volte in passato, anche quest'anno scolastico si sta concludendo con qualche complicazione. Proprio nella giornata di oggi i sindacati di base hanno indetto uno sciopero dell'intero comparto, mentre i sindacati maggiormente rappresentativi hanno già annunciato la mobilitazione di tutto il personale della scuola, mobilitazione che dovrebbe culminare in uno sciopero nazionale il 1 giugno prossimo. Ma sentiamo intanto cosa dicono i segretari nazionali di COBAS e Unicobas, Piero Bernocchi e Stefano Delrico, che nella mattinata di venerdì 6 maggio hanno manifestato con docenti e ATA davanti alla sede del Ministero. Ci sono precari che sono ritenuti ottimi e validi per fare la didattica tutti gli anni, anno dopo anno, ma non vengono stabilizzati perché si dice che non ne hanno i requisiti, per cui si continua a non capire perché avrebbero i requisiti per insegnare per 10 anni di seguito, ma non per essere stabilizzati. E sono quelli che reggono almeno un quarto della scuola, che andrebbero definitivamente stabilizzati. Intanto non hanno fatto quello che dovevano fare durante la pandemia, ridurre gli alunni per classe al massimo a 15, sanificare l'aria come è stato fatto in Germania, dedicare dei trasporti specifici agli studenti, usare pullman e roba varia che stanno nei magazzini, nei garage delle regioni, dello Stato e delle quattro armi dell'esercito. E non faranno neanche quello che poi avevano promesso di fare verso diciamo, questo periodo di interludio della pandemia, perché purtroppo non è finita, e quindi hanno pensato di investire solo 800 milioni sulla scuola e sull'edilizia, quando solo per mettere a norma le strutture scolastiche in Italia servirebbero 13 miliardi di euro, come è stato stabilito dalla Protezione Civile addirittura già 10-15 anni fa. Ma più in generale, due sono i grandi temi sul tappeto. Innanzitutto c'è il problema di un contratto nazionale scaduto da 40 mesi in una situazione di inflazione galoppante, come ha certificato lo stesso Istat poche settimane fa. Nel 2018, quando venne sottoscritto il contratto attualmente in vigore, i sindacati e per la verità lo stesso ministero dissero che si trattava solo di un contratto ponte per arrivare poi ad un accordo che potesse consentire una rivalutazione significativa delle condizioni lavorative di docenti e ATA. Ma le cose, come sappiamo, sono andate diversamente, complice anche l'arrivo della pandemia a inizio 2020. Adesso, poi, con la difficilissima situazione internazionale, la vicenda contrattuale non potrà che complicarsi ancora di più. Da qualche giorno, infine, dopo l'approvazione e la pubblicazione del decreto legge 36 sul reclutamento e formazione, i rapporti fra governo e sindacati sono ulteriormente deteriorati. I sindacati e una parte della maggioranza stessa contestano anche la parte del decreto che istituisce le attività di formazione incentivata. Il meccanismo previsto dal decreto è in sostanza abbastanza semplice. A partire dal 2023 i docenti potranno seguire volontariamente percorsi di formazione riconosciuti a vario titolo dal Ministero. Al termine di un triennio, previo parere favorevole del comitato di valutazione della propria scuola, potranno poi accedere ad un compenso accessorio una tantum. In pratica, quindi, l'incentivazione prenderà avvio a partire dal 2026-27. Quello che preoccupa di più i sindacati è il fatto che le risorse per pagare l'incentivo verranno recuperate da una riduzione degli organici del potenziamento nella misura di 9.600 posti nell'arco di 5 anni, sempre a partire dal 2026. Molti fanno osservare che alla fin fine non c'è da preoccuparsi più del necessario perché il 2026 è molto lontano e di qui a quel momento molte cose potrebbero ancora cambiare.
Ma intanto è anche bene ricordare che il decreto 36 dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro la fine del mese di giugno e qualche modifica potrebbe anche arrivare. Ovviamente noi su tutto questo continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, scriveteci, mandateci le vostre lettere, i vostri documenti, le vostre considerazioni, noi ne daremo conto come di consueto.